Chiara, buonasera, buonasera a tutti, io sono Emma e benvenuti alla prima storica puntata di Space Cafe Italy, il primo format completamente in italiano di Space Watch Global. Nel caso non sapeste chi siamo, Space Watch Global è una piattaforma di informazione indipendente basata in Svizzera, completamente in inglese, che si occupa esclusivamente di spazio. In particolare noi ci occupiamo di space business, space economy, space policy e space security. L'obiettivo dichiarato di Space Cafe Italy è quello di creare o facilitare un dialogo tra l'industria spaziale, gli enti di ricerca e gli enti governativi, in qualche modo per creare uno spazio che possa permettere di far emergere nuove idee, nuove collaborazioni e soprattutto possa promuovere e spingere in maniera propulsiva, per stare in tema, l'industria spaziale nel nostro paese, sia a livello territoriale nazionale sia a livello con l'estero. Al momento abbiamo pianificato i primi sei episodi che saranno scadenzati a cadenza bimestrale. In questi sei episodi inviteremo i protagonisti sia dell'industria, della startup, che del mondo della ricerca e soprattutto anche i portavoce ovviamente delle agenzie e degli enti governativi. È un progetto studiato per essere un progetto aperto, quindi un canale di informazione e di dialogo e chiunque di voi fosse interessato o interessata a partecipare a Space Cafe Italy o volesse sapere di più di dove vorremmo portare questo programma, della nostra visione a medio e lungo termine per questo progetto, fosse interessati a promuoverlo, a sponsorizzarlo, mandatemi una mail e punto gatti chiocciolina spacewatch.global. Poi magari lo scriviamo anche a lato, quindi così sapete come contattarmi. La prima puntata è dedicata a un'azienda storica italiana, estremamente famosa, il cui nome però non è connesso direttamente con lo spazio. Ovviamente sto parlando di Dall'Ara, lo sapete, siete qui per questo, la storica azienda emiliana di macchine da corsa. Prima di passare la parola al nostro ospite di oggi, che è Alessio Grasso, che è il responsabile dell'unità di spazio difesa presso Dall'Ara, che ci spiegherà come e perché Dall'Ara ha deciso di avventurarsi nello spazio e cosa stanno facendo di bello. Vorrei passare la parola a un ospite d'onore che so che non sarà con noi per tutto il tempo, quindi non voglio rubargli minuti preziosi. È stato definito l'anima del motorsport ed è con noi direttamente da Varano de' Melegari, l'ingegner Giampaolo Dall'Ara in persona. Buonasera, ingegnere, un onore e benvenuto tra noi. Buonasera a voi, è per me un piacere, un grande onore essere qui con voi in questa prima puntata dell'edizione in italiano. E Grazie. in un certo senso mi sento anche già parte della famiglia perché la tradizione dell'azienda ha un legame anche lontano col mondo aeronautico e perché sia io che tutti i miei primi collaboratori, l'ingegner Pignanca, l'ingegner Toso e l'ingegner Zirelli, e anche mia figlia, che è vicepresidente dell'azienda, veniamo dalla facoltà che allora era ingegneria aeronautica del Politecnico di Milano e che adesso è diventata facoltà di ingegneria aerospaziale. Sono ancora nel comitato di indirizzo della facoltà di ingegneria aerospaziale, quindi in un certo senso mi sento anche a casa. Poi c'è stato anche qualche legame in passato, ma è bello esserci dentro adesso, partecipare a questa iniziativa perché il mondo si muove e cambia con una velocità incredibile, perché qui ci saranno tante cose belle da fare, perché qui ci sarà da continuare a imparare, in questo mondo dove saremo apprendisti per sempre. Insomma, mi hanno sempre detto e parlato di formazione continua, ma per i primi 30-40 anni della mia attività professionale io ho continuato a consultare i libri sui quali avevo studiato al Politecnico di Milano. Poi invece adesso è cambiato tutto con la diffusione dei computer, con la possibilità di fare calcoli sempre più potenti, con la possibilità di avere trasmissione di dati, di avere elaborazioni velocissime. Quello che era certo 5 anni fa, adesso è un dubbio e domani invece sarà la consapevolezza di dover cambiare. Quindi è in un certo senso anche uno stimolo e siamo veramente molto contenti di avere un piede in questo settore che penso ci permetterà di continuare ad aggiornarci, ci obbligherà a continuare ad aggiornarci in continuità e ci manterrà giovani. Fantastico, grazie mille, è un piacere nostro. Tra l'altro,
Credo che ci siano anche degli studenti del Politecnico oggi, quindi è un filo rosso che unisce il passato e il presente. Quindi oggi è soltanto l'inizio e Alessio ci racconterà tutto del vostro percorso e ovviamente non vedo l'ora di sapere come, dove vi porterà in futuro e magari passerò anche a trovarvi a Varano dei Melegari, dove Alessio mi ha promesso che potrò guidare la macchina gialla che vedo dietro di voi. Verrò Sarò in un tanto. piacere, sarò un piacere. Piacere mio, grazie mille, gentilissimo. Alessio, Eccoci là. Grazie. arrivederci, buona serata, grazie. Un Insomma, io. ufficio che crea della competizione, crea un precedente che sarà difficile da emulare. Anche perché, soprattutto perché adesso, secondo me, l'ingegner Giampaolo ha riassunto un po' tutto quello che si doveva dire e quello che dico io effettivamente perderà di valore, però va bene così. Non sappiamo cosa dire per i prossimi 45 minuti. Non ci Esatto. credo assolutamente perché ci siamo parlati primi, quindi so già che ne usciranno di cose. Innanzitutto raccontaci un po' di te. Insomma, so che vieni da Washington a Varano dei Melegari, il passo è lungo, quindi cosa è successo nel mezzo? Nel mezzo, insomma, io come estrazione ho servito nell'Aeronautica Militare Italiana per 33 anni, prestato servizio e chiaramente un'esperienza fondamentale della mia vita, magnifica, ed è stata fondamentale perché quello che faccio oggi non lo potrei fare se non grazie a quell'esperienza che ho maturato in tanti anni, sia sul campo operativo, sia sul campo del procurement, della certificazione, insomma. Una grandissima esperienza che mi ha portato, come dicevi tu prima, a fare l'addetto militare a Washington per 3 anni. Io ero responsabile in quella posizione del procurement per le forze armate, quindi facevo contratti governativi con gli Stati Uniti d'America per l'acquisizione di tutto ciò che serve alle nostre forze armate per poter lavorare in ambiente cooperativo con gli altri alleati. E chiaramente in quell'occasione l'ambasciata di Washington, io la definisco un po' come Washington poi in generale, come la Roma del 2000, cioè tutto passa per Washington ed è stata un po' l'occasione per promuovere soprattutto la grossa competenza italiana, perché noi facevamo cooperazione internazionale e il nostro compito era quello proprio di promuovere tutto ciò che è italiano in generale, ma soprattutto le competenze tecniche, in un mondo come quello americano, dove ultimamente loro stessi riconoscevano il fatto che non sono più sulla cresta tecnologica come loro erano nel passato, nel dopoguerra, ma avevano bisogno anche delle competenze che venivano da altri paesi. Quindi i paesi amici, gli alleati erano ricercati per le loro grosse competenze. E in effetti noi eravamo l'ambasciata di per sé acquisisce un fascino particolare perché è molto molto bella da questo punto di vista. E poi soprattutto perché comunque noi risultavamo attraenti perché l'Italia ha effettivamente una base industriale, delle competenze eccezionali che venivano cercate, E cosa ricercate. ti ha convinto a tornare a casa? Cosa ti ha In convinto ad entrare realtà a noi Varano dei Melegari? abbiamo, in realtà noi non facciamo i diplomatici per professione all'ambasciata. Chiaramente è stato un periodo importante della mia vita, fondamentale per tutto quello che sto facendo adesso e sono stati 3 anni, poco più di 3 anni meravigliosi. E chiaramente poi sono tornato e la mia forza armata ha detto: senti, adesso è ora che metti in pratica quello che un po' hai imparato, e devo dire la verità, ho imparato tanto. Ho imparato tanto e poi forse non l'ho detto, ma in quell'occasione io ho conosciuto l'ingegnere Giampaolo proprio presso l'ambasciata di Washington, perché tra tanti compiti che avevo, che era quello di organizzare, il mio capo mi disse all'epoca: devi organizzare anche una delle feste più importanti della comunità Washington, che è la festa delle Forze Armate Italiane, il 4 novembre, e in quell'organizzazione io cercavo sponsor che ci aiutassero a promuovere questa festa. Io ho conosciuto l'amministratore delegato dall'RSC Stefano De Ponte negli Stati Uniti, il quale mi ha invitato a vedere anche la famosa gara, la Indy 500 a Indianapolis, e in quell'occasione ho conosciuto l'ingegner Giampaolo e fondamentalmente io
un po' già all'epoca sono rimasto colpito da questa figura, Vitalità. sì, da questa caratteristica e caratteristica dell'ingegnere, che è quella di una semplicità umana, ma che ha dietro un bagaglio di esperienze enormi. E in effetti io sono rimasto folgorato un po' sulla strada di Damasco dall'ingegnere, ecco, e quindi questo me lo sono portato. Quando sono tornato, dove io ho fatto il periodo più importante in Forza Armata, ovvero il comando di due enti molto importanti tra Napoli e Milano, che fondamentalmente avevo il compito come direttore di gestire i contratti con le aziende per la difesa del settore aerospazio e difesa che lavoravano nel territorio di competenza. Quindi a Milano fondamentalmente avevamo uffici un po' dappertutto, tra la Vitarmacchi a Cascina Costa presso Leonardo Elicotteri, l'ex Augusta, e sempre Augusta a Venezia Tessera. A Napoli invece avevo uffici presso Frosinone, dove c'è il servicing sempre di Leonardo Elicotteri, e poi un importante polo a Brindisi, dove viene fatta la produzione e manutenzione dei turbogetti, degli aeromobili militari, dei elicotteri delle Forze Quindi Armate. questa è la connessione, ecco perché adesso sei responsabile di spazio difesa presso Esatto, Dell'Ara. Però un po' esatto. adesso devi dirci cosa fai presso Dell'Ara, Esatto, quindi quindi adesso ho cosa. fatto questa esperienza. Quindi sempre chiamato dall'ingegnere Dall'Ara un po' prima del periodo del Covid, chiedendo un po' quali erano, dove, come potevano diversificare un po' delle attività, e da lì è nato, diciamo, il dialogo. E ripeto, già sapevo in cuor mio che avrei detto di sì a uno stimolo grosso. Lui, perché poi dice una frase sempre che la riporta sempre, no? Dice: ogni giorno cresce la consapevolezza della modestia, lui ripete, delle nostre conoscenze e di quanto c'è da scoprire. E lui dice: non c'è niente di più stimolante che imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Ecco, questa frase mi è rimasta in mente da quando me l'ha detta, e un po' ho messo in pratica quello che ha detto lui. Quindi ha detto: lo stimolo era quello di iniziare una nuova avventura. E E quindi questa avventura. Dall'Ara che cosa sta cercando? Che cosa sta cercando di imparare dal settore spazio? Beh, Dall'Ara, come tu sai, è un'azienda che fondamentalmente fa tre cose: fa progettazione utilizzando la fibra di carbonio, fa aerodinamica, seconda cosa, e la terza fa simulazione utilizzando il supercomputer per simulare il comportamento di una vettura in funzione di certi parametri. E questo ha portato all'estremo a quello di costruire un simulatore di guida che qui in un hangar vicino ad Dall'Ara Academy, dove il pilota è un simulatore di derivazione aeronautica, quindi è proprio è un esopode con una navicella sopra che simula proprio la macchina, ha 6 gradi di libertà, e chiaramente il pilota appena ci sale in realtà pensa di guidare una macchina vera, ma nella realtà nella maggior parte dei casi guida modelli matematici, cioè Ah, ormai okay. che non esistono. Quindi hanno sviluppato queste competenze così dettagliate del settore racing e automotive, che chiaramente hanno suscitato l'interesse del mondo dell'aerospaziale, della difesa, dello spazio in genere. E quindi hanno cominciato a ricercare questo tipo di competenze, perché fondamentalmente il settore parliamo prima, i tre domini sono aerospazio, difesa e poi c'è lo spazio. Ecco, i primi due hanno una caratteristica molto comune, ovvero il fatto che la certificazione la fa un po' da padrone, che significa che nel settore dell'aerospazio, ovvero quindi dell'aviazione generale in genere, il requisito di aeronavigabilità, ovvero la ricerca continua della sicurezza per il volo, che deve tutelare un po' tutti noi, ovvero noi che viaggiamo, e noi che siamo sorvolati, il famoso terzo sorvolato da questi aeromobili, è un po' il consolidamento della tecnologia, ovvero lo standard che viene richiesto è uno standard che è talmente sicuro, talmente noto, che sicuramente non è l'ultimo, diciamo, non è proprio l'ultimo standard in termini di innovazione da questo punto di vista. Chiaramente questo porta a che cosa? Che un mondo, come diceva l'ingegnere, che corre oggi in maniera più veloce, cerca soluzioni più veloci che possono portare a che cosa? Sicuramente un miglioramento delle prestazioni, sicuramente un miglioramento, nel nostro caso lavorando con la fibra di carbonio, abbiamo il vantaggio di offrire soluzioni che riducono il peso. Chiaramente
se io riduco il peso per un aeroplano ho tutto un vantaggio competitivo enorme perché consumo di meno, porto più carico pagante, insomma ci sono tutta una serie di vantaggi per i quali siamo stati ricercati. È chiaro che diciamo, le procedure e le tecniche del settore automotive racing che sono proprio spinte dalla performance continua ogni giorno, perché lavorando in Formula 1 io in quest'anno mi sono accorto che tutto è regolato dalla prestazione, tutto deve produrre quel guadagno competitivo di una frazione di secondo infinitesima che deve portare, diciamo, la macchina a competere e a vincere sul concorso diretto concorrente. Questo chiaramente dà una flessibilità in termini innovativi, ma anche in termini innovativi perché la ricerca spinta di questa performance ti crea delle soluzioni che sono, rispetto alla tradizionale settore aeronautico, sono sicuramente più performanti, pesano di meno, parliamo di materiale in questo caso, e sicuramente costano la metà se non di meno. Ecco, quindi questi sono i tre parametri che vengono messi in gioco nel loro settore. Sì, E questa caratteristica. c'è un punto di contatto interessante, no? Tra i vostri materiali e i materiali spazio, perché in entrambi i settori si cerca qualcosa che sia assolutamente leggerissimo, quindi ci sta perfettamente quello che fate voi, e che sia anche estremamente resistente e termicamente stabile, perché Esatto, poi è proprio è vero. la storia dei Infatti materiali compositi. uno delle, diciamo, una delle attività su cui la nostra ricerca e sviluppo, noi abbiamo un centro di ricerca e sviluppo su materiali compositi e materiali innovativi, è quello proprio di ricercare soluzioni di derivazione sempre automotive racing con prestazioni sempre migliori. E questo ci ha spinto a pensare che l'ambiente, chiamiamolo così, critico che si ha nello spazio potrebbe essere un ottimo laboratorio per sviluppare materiali nuovi, perché i componenti, le proprietà dei materiali nello spazio rispetto a quelli fatti sulla Terra hanno sicuramente caratteristiche diverse. E qui fondamentalmente mi riferisco, per esempio, alla microgravità, che consente il controllo della convenzione dei liquidi, nei gas e l'eliminazione della sedimentazione. Quindi che succede? Che la diffusione diventa il mezzo perfetto per miscelare i vari componenti di una lega o dei materiali compositi. Ci aggiungi poi il fatto che c'è il vuoto, e il vuoto quindi ha una caratteristica di purificazione massima, e quindi del creare questo tipo di materiali, ti dà un laboratorio perfetto per sviluppare questo tipo di attività. Poi, ripeto, posso andare anche oltre pensando che, come dicevi tu, il ciclo termico, cioè io posso utilizzare le temperature estreme di caldo o quelle fredde che sono disponibili chiaramente nello spazio, il calore per fondere materiali, magari quelle fredde per produrre materiali magari un po' più resistenti, viscosi come il vetro oppure la silica fusa, no? Questo ha un vantaggio. Comunque è un laboratorio eccezionale. E io, come ti accennavo, quando ci siamo sentiti per la prima volta, è una cosa che in Dallara noi siamo convinti tantissimo è che la sostenibilità che oggi noi ricerchiamo sulla Terra, la troverai sicuramente con le costrizioni, ovvero con la sostenibilità che cercherai nello spazio, con le costrizioni che esso ti impone. Ecco perché lo consideriamo un laboratorio perfetto per creare, per continuare quell'innovazione che oggi noi portiamo avanti con la nostra ricerca. Quindi, che progetti state portando avanti? Abbiamo un punto di contatto, ovviamente il materiale, la ricerca di una performance a altissimi livelli, quindi cosa state portando avanti come progetti? E io voglio aggiungere anche per esempio l'aspetto che secondo me è importante oggi nello spazio è il discorso dell'in-orbit manufacturing. Secondo me sicuramente questa è un'altra cosa interessante, ovvero quello con l'obiettivo di cercare oggi una delle sfide più grosse che, come tutti sanno sicuramente, in questo laboratorio e questo esercizio diplomatico fantastico che si chiama ISS, Stazione Spaziale Internazionale, sicuramente nato parecchi anni fa, è sicuramente un laboratorio che ha fatto tantissimo per lo sviluppo della ricerca nello spazio, però comincia a soffrire oggi un po' di cosiddetto vecchiaia, sicuramente di invecchiamento precoce, no? Il fatto Sì, che, lo per vogliono mandare esempio, in pensione tra lo poco. vogliono mandare in pensione, sicuramente si parla di perdite di pressurizzazione continue.
E oggi tutto ciò che è parte di ricambio, tutto ciò che serve per fare manutenzione viene portato dalla Terra in questo sistema di trasporto tra Terra e Stazione Spaziale Internazionale. E quindi una delle sfide interessanti sulle quali ci piacerebbe lavorare, sicuramente quella dell'in-orbit manufacturing, ovvero quella di creare non solo parti di ricambio che possono servire per la manutenzione, ma anche se oggetti di tipo comune, sfruttando secondo me due principi fondamentali di questo nuovo concetto operativo di utilizzare quindi il 3D printing, ovvero additive manufacturing, ovvero quello di sfruttare da una parte il discorso dell'economia circolare per aumentare un po' la vita del prodotto utile senza sprecare energia, quindi cercando la sostenibilità dal punto di vista energetico. E la seconda è quella di realizzare sistemi di produzione utilizzando tutto ciò che in precedenza è considerato rifiuto e quindi possa essere recuperato, riciclato, rigenerato e utilizzato per fare altrimenti. Quindi tu sai benissimo come sulla Stazione Spaziale Internazionale la gestione del rifiuto di per sé è Interessante, io dicono che esattamente. sia un incubo, un nightmare, perché effettivamente ci sono dei sistemi che vengono utilizzati oggi per diciamo, convogliare questo tipo di rifiuto. Ecco, immaginare di poterli utilizzare per creare la base, per esempio, per fare materiale base per il 3D printing. Potrebbe essere un'idea. Ecco, questo è un po' l'ambiente in cui Ricordo che ci abbiamo parlato piacerebbe entrare. dei bucati, del bucato degli astronauti che non viene fatto. Esatto. Sì. Questa è una cosa interessantissima che mi hanno raccontato, che io, ripeto, non ci avevo mai pensato. Però effettivamente l'astronauta non ha la possibilità di avere una lavatrice a bordo, per esempio, della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi c'ha un corredo di un tot numero di indumenti che lui deve utilizzare e poi deve conservare come rifiuto finché non arriva la famosa navicella con il famoso diciamo, sistema di eliminazione dell'immondizia, per cui viene tutto caricato e poi viene smaltito. Per esempio, questo è un aspetto interessante su cui si può lavorare. Sì, anche perché lo smaltimento è semplicemente incenerimento con l'atmosfera. Assolutamente sì. Niente come lavare a 2700 gradi Fahrenheit, per eliminare lo Esatto. sporco più preesistente. Sicuramente non so se ha consumo cioè, a emissioni zero, però Decisamente sicuramente no. è un metodo. No, l'in-orbit manufacturing, vabbè, il nome già spiega tutto, però per coloro che non lo sapessero, l'idea comunque di costruire interi strumenti o intere parti di strumenti direttamente in orbita è comunque un concetto interessantissimo e assolutamente necessario, perché comunque, come diceva Alessio, mandare tutto il materiale dalla Terra è dispendioso, costa tantissimo, quindi tutta una parte della ricerca spaziale è incentrata su in-orbit manufacturing, cioè costruire ciò che abbiamo bisogno direttamente in orbita. Mi viene in mente una delle cose più fantascientifiche che vedremo nei prossimi decenni, che non so quando assolutamente, però insomma, i cinesi hanno detto di voler costruire un intero sistema di pannelli solari direttamente in orbita, e questo verrà fatto con in-orbit manufacturing, con le stampe 3D, non è che possono spedirle direttamente dalla Terra. Quindi sarà sicuramente un settore interessantissimo di sviluppo industriale. E che altro state facendo? Io so che comunque avete molti progetti, siete anche legati, diciamo, alla struttura regionale, sotto un certo aspetto. Sì, assolutamente sì. Ma diciamo che un po' l'idea, la regione Emilia-Romagna non è una regione, ripeto, conoscendo anche un po' il territorio, a trazione di tipo aerospaziale o spaziale in generale, però comunque ha delle eccellenze che derivano, come dicevamo, in questo caso dal racing, dall'automotive. Ecco, quello che noi abbiamo pensato un po' ragionando sia con ingegneri che con l'amministratore delegato dall'ARA, Andrea Pontremoli, era quello di promuovere, anche diciamo, in concomitanza dell'apertura di questa business, promuovere ecco, quelle eccellenze che abbiamo nella regione e dargli un indirizzo anche di tipo spaziale, riconoscendo nello spazio, come dicevamo prima, proprio il luogo dove poter fare questa ricerca scientifica, questa ricerca di sostenibilità molto forte. Quindi siamo andati in Regione Emilia-Romagna e abbiamo creato le condizioni per creare da una parte un forum strategico, quindi un cluster sull'aerospazio in genere, dove raccogliamo un po' tutti gli enti coinvolti sullo spazio. E questo è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna, che si è fatta immediatamente portavoce di questa richiesta.
E contemporaneamente la Regione Emilia-Romagna, a fine maggio dell'anno scorso, il 26 maggio, ha firmato un accordo con l'Aeronautica Militare per lo sviluppo e l'assistentamento del commercio a space flight. Fondamentalmente l'accordo in cosa consiste? Consiste nel fatto che la Regione Emilia-Romagna ha stanziato dei fondi a favore dell'addestramento di un professional astronaut dell'Aeronautica Militare che è attualmente in addestramento presso Houston per i voli di tipo commerciale Che è Walter Villadei, e il giusto? colonnello Walter Villadei, assolutamente sì, che è un ufficiale dell'aeronautica, un ingegnere del corpo del genio aeronautico e è anche, diciamo, è stato già un cosmonauta e attualmente si sta addestrando come professional astronaut presso la NASA. E presso la NASA però per attività dirette con l'attività commerciale. E come scambio di servizi, chiaramente il colonnello Villadei anzi è il liaison officer della filiera romagnola per quanto riguarda le opportunità che vengono offerte dalla Space Economy. Ecco il discorso, l'outlook che è stato preso in considerazione dalla parte della regione Emilia-Romagna è il fatto che, come dicono tutti, che le Space Economy, che attualmente cuba circa 350 billions of dollars, avrà uno sviluppo enorme nei prossimi anni e fino a cifre vertiginose circa 1,1 terabillions di dollari, cosa che non riesco a immaginare. Certo, non so se la crescita sarà lineare, non so se sarà esponenziale, ma sicuramente c'è una crescita. E chi vuole approfittare dell'opportunità di questa espansione deve cominciare a muoversi adesso. Ecco perché, come io, Regione Emilia-Romagna, ci siamo mossi. Noi ci siamo fatti un po' portavoce di questa, diciamo, di quest'operazione. E Una la cosa domanda, c'è interessante. stata una domanda, scusa ti interrompo perché è interessante e connessa. David Mauro, dal NASA in Space Flight Division, ciao David, ci sta chiedendo se Dall'Ara è interessata a fare nello spazio ciò che è stato fatto in termini di additive manufacturing sulla ISS. Giudicando da quello che hai appena detto, secondo me, cioè adesso non Sì. voglio rispondere per te, però mi sembra di sì come Sì, risposta. assolutamente sì. E come ti dicevo prima, proprio l'inner manufacturing in tema di economia circolare e riciclo di tutto quello che viene fatto. Quindi stavo pensando, per esempio, a due tipologie di macchine. Una che frantuma il residuo, il rifiuto, e dall'altra parte quella che utilizza l'oggetto di questo processo per diventare base per lo sviluppo per l'utilizzo di una macchina in 3D printing, quindi in ottica additive manufacturing, certamente. Questa è Certo. una cosa molto molto interessante e, ripeto, è una cosa che noi come concetto di economia circolare lo stiamo copiando un po' da tutto quello che si fa a bordo, per esempio, dell'ISS per il recupero dei liquidi fisiologici. Quello discorso viene riciclato, un liquido fisiologico, attualmente al 60%. Stanno facendo delle modifiche per portarlo al 90-95%. Ci sono studi sulle prossime stazioni che lo vogliono portare al 120%, ovvero tutto ciò che viene prodotto dagli astronauti in termini fisiologici può addirittura produrre acqua. Quindi questa è una cosa, secondo me, fantastica. Ecco, noi stiamo copiando questo sistema, questo modo di riciclare, ecco, però nel settore tecnico dei materiali. Questa idea di uno che riesce a produrre più sudore da una maglietta sudata nell'ISS. Fantastico, fantastico, cosa fantastico. No, quello che è interessante è comunque questa sinergia, scusate la parola politicante, però insomma questa unione di interessi tra comunque l'Emilia Romagna, che come dici te non è una regione notoriamente storicamente interessata allo space business, con una struttura esterna come Axiom e comunque con tutte le aziende del territorio per l'industria spaziale, assolutamente. Assolutamente sì. Ecco, mi porta a dirsi che effettivamente è un'occasione, Sì. secondo me, storica per le aziende, non solo dell'Emilia-Romagna, ma per le aziende di tutto il territorio nazionale. Perché fondamentalmente ci sono tre fattori fondamentali che oggi c'è una congiura che chiamano congiunzione astrale perfetta, ovvero da una parte abbiamo degli accordi con Italia e Stati Uniti, c'è cioè un MOU del 97 che ha portato l'allora ex Alenia Spazio, oggi si chiama Thales Alenia Space, a costruire tre moduli della Stazione Spaziale Internazionale, quasi il 50%. Quindi effettivamente l'Italia oggi ha una capability, una enorme di rispetto
nella costruzione dei moduli pressurizzati ad orbite basse. Quindi una capability acquisita, consolidata e che non vorrei dire unica, ma quasi in tutto il mondo. Quindi questa è la prima condizione. La seconda è che abbiamo in Italia delle eccellenze che possono contribuire in ottica multidisciplinare, perché come dicevamo prima, nella Space Economy, noi siamo abituati a pensare lo spazio come al razzo che decolla e va verso la stazione. Quindi pensiamo sempre al concetto del contenitore, ovvero il razzo che parte, la stazione che accoglie gli astronauti, però molte volte ci dimentichiamo che oltre al contenitore di per sé ci sono anche dei contenuti e questi contenuti variano in maniera multidisciplinare da campi tecnologici completamente differenti. Quindi parliamo chiaramente non solo di quello che dicevamo noi, materiali avanzati, enormi manufatti, ma parliamo per esempio gli astronauti si devono nutrire. Poi oggi parliamo di astronauti e sappiamo che in realtà oggi nell'ultimo periodo hanno volato molto più persone normali che astronauti professionisti, Sì, perché sicuramente nel 2021. esatto. E quindi vuol dire che l'accesso allo spazio è cambiato. È cambiato e quindi non volano più solo persone che devono fare esperimenti in maniera professionale, ma persone che vanno nello spazio anche per diletto o per fare le loro attività, ovvero vogliono investire i propri soldi, i propri denari per fare un certo tipo di attività. Quindi l'accesso allo spazio è cambiato. In NASA addirittura, e tu lo sai, si sta lavorando a programmi per l'accesso allo spazio dei disabili, cioè cose fantastiche da questo punto di vista. Chiaramente questo accesso allo spazio presuppone il fatto che tu devi costruire, dare dei servizi che non davi prima ai tradizionali astronauti che, come mi diceva il colonnello Villadei, sono sporchi, brutti, devono soffrire perché vanno già nello spazio e questo è una loro... È già Allora, sì. la loro soddisfazione da questo punto di vista. E quindi, ripeto, ci sono ambienti molto importanti. Parliamo, per esempio, del discorso del cibo. Cioè noi siamo famosi in tutto il mondo per il cibo, e sicuramente chi va nello spazio oggi vuole sicuramente mangiare qualcosa di più raffinato, qualcosa un pochettino più evoluto da un punto di vista. E quindi la ricerca di condizioni che permettano di dare gli stessi nutrienti, di avere anche un discorso psicologico di appagamento quando uno mangia e da un punto di vista scientifico può promuovere quella realtà. Ecco perché noi stiamo parlando, per esempio, con Barilla. Barilla l'abbiamo coinvolta in questo progetto di promozione per l'attività per dire comunque noi abbiamo una capacità di sapere innovare anche del cibo e di poterlo e poter creare delle condizioni. Tieni conto che ogni chilo di cibo e non solo che viene portato nello spazio oggi costa dai 15.000 ai 20.000 dollari. Chiaramente creare le condizioni per avere del cibo che sicuramente pesi meno possibile e fornisca le stesse capacità nutritive è molto molto importante. Ma io lo vedo anche come ritorno di sostenibilità sulla terra, cioè nel senso che se io riesco a produrre qualcosa che è edibile e che venga mangiato nello spazio e che sicuramente pesi molto di meno, ho il vantaggio che se sulla terra, che nel caso di catastrofi naturali, quando io rapisi 46ª brigata aerea e facciamo le missioni umanitarie per soccorrere le sue popolazioni e si lanciavano chili, tonnellate di riso per queste popolazioni, magari nel futuro non ne lanceremo pacchi di viveri di dimensioni minori. Poi una delle caratteristiche dell'industria spaziale è proprio questa trasferibilità delle skills. È una cosa che impari a fare nello spazio, per lo spazio poi è quasi sempre applicata anche a problemi prettamente terrestri, che poi una delle grosse critiche che viene sempre mossa allo spazio è perché ci sono così tanti impieghi di fondi per qualcosa che è così distaccato, però in realtà il trasferimento delle abilità dall'alto verso il basso avviene sempre nel settore spazio. Quello che mi sembra di capire dalle tue parole è che comunque questo sviluppo di questo progetto con la Regione Emilia-Romagna, con voi, con Barilla, eccetera, è comunque focalizzato non soltanto alla ricerca spaziale tecnico-scientifica, ma anche al settore, per esempio, turistico, volendo, che comunque è una cosa che... Assolutamente Sì. sì, anche perché ritornando al fatto che la terza condizione che mancava è che noi oggi abbiamo una condizione unica, ovvero abbiamo il colonnello Walter Villadei che sta facendo l'addestramento, è unico ufficiale solamente italiano, quindi per esempio non appartiene all'Agenzia Spaziale Europea, ma è italiano, che sta facendo l'addestramento presso Axiom, che è la prima ditta qualificata da NASA proprio nell'ottica dell'allargamento della Space Economy verso questi attori privati a costruire la prima stazione spaziale commerciale con
lancio del primo modulo nel 2024 con completamento nel 2028. Questo primo modulo in un sistema di Lego, e questa è la concessione che NASA ha fatto anche ad Axiom, è quello di attaccarsi all'attuale ISS. Per costruire, quindi effettivamente c'è una docking port dove viene, dove la stazione si attacca e verranno costruiti prima che divenga indipendente. Una volta che viene indipendente, chiaramente abbiamo detto prima, la stazione spaziale internazionale è ormai abbastanza vetusta, finita la sua vita operativa, verrà deorbitata e diventerà come i famosi vestiti di prima, si incenerirà e verrà Incenerati anche loro, la che poi stazione va a creare il spaziale problema dei debris. internazionale. Esatto, e viene creata questa nuova stazione spaziale commerciale. Quindi non parliamo di 2040-2000, parliamo di l'anno prossimo. E TASI effettivamente ha ricevuto già un primo contratto da parte di Axiom. TASI, Thales Alenia Space, S Alenia Spazio, e dicevo, questa la nostra ditta italiana che è a Torino, già che ha costruito nel passato questi moduli per l'ISS, oggi sta costruendo i primi moduli di questa stazione spaziale commerciale, che sono sicuramente più grandi, più belli. Ecco, l'idea nostra è quella di dire: benissimo, noi abbiamo questa grossissima capacità, cerchiamo di, oltre al contenitore, di riempirla di contenuti tipicamente italiani. E quindi facciamo il caso prima dello space food, parliamo per esempio gli astronauti oggi quando vanno nello spazio in microgravità hanno la necessità di fare almeno 2 ore di attività fisica di cyclette al giorno per evitare l'atrofia muscolare, proprio perché la circolazione sanguigna non è permessa. Ecco, oggi in quest'ottica però lo fanno su una cyclette degli strumenti, se voi andate su internet li vedete, sicuramente non sono l'ultimo standard, sono molto probabilmente qualcosa portato su una trentina di anni La fa, cicletta dove della non c'è, vecchia esatto, cicletta. dove un tapis roulant, dove viene fatta questa incredibile forza, viene spostato il tappetino, tutti imbragati. Ecco, da questo punto di vista ci sono tecnologie di addestramento sicuramente innovative. Uno dei leader mondiali nel settore del wellness, per esempio, è Technogym, con il quale abbiamo parlato, e loro sono interessatissimi, che hanno capito l'opportunità di poter fornire un sistema di addestramento, diciamo, moderno a bordo della nazione, con addirittura degli equipaggiamenti di intelligenza artificiale, dove l'addestramento viene calibrato in funzione della condizione fisiologica dell'individuo. Quindi se oggi sei più stanco ti faccio fare meno attività, se sei invece diciamo, più vivace, sei più energetico ti faccio fare un maggiore sforzo. Ecco, che si calibrano, ci sono molte attività. E quindi questo è un altro esempio. Posso A aggiungere che proposito di la farmacologia. questo, tra l'altro c'è Tiding, che mi ha chiesto una domanda in inglese che è molto interessante. Ha detto che ci sono anche dei progetti di self-healing metal in space. Okay? Quindi dice che ci sono dei progetti dell'ETH di Zurigo che hanno degli italiani che ci stanno lavorando sopra. Quindi in merito a quello che stavi dicendo, voglio chiederti una visione, una visione di Dallara fra 50 anni, dove volete andare con tutto questo, in termini di desideri a lungo termine? E sicuramente l'ingegnere Giampaolo prima l'ha detto, ha detto lui: noi abbiamo fatto 50 anni dalla fondazione, quest'anno è l'anno di festeggiamenti nostri. E lui dice sempre una cosa: dice, io non voglio festeggiare i 50 anni che sono passati, ma voglio festeggiare i prossimi 50 anni che ci saranno. Perché, come dice lui, con le tre caratteristiche che sono umiltà, noi abbiamo tre valori fondamentali, che sono la umiltà, la lealtà e la curiosità. Questi tre valori ci porteranno tantissimo in termini di innovazione e di scoperta. E chissà, e io dico, magari, lui dice, scherzando, mi diceva l'altra volta, magari faremo una sede sulla Luna, magari faremo una sede su Marte. Gli dico tante volte, in questa bellissima Dallara Academy, dove c'è la sua legacy, dalla prima Lamborghini Miura fino alla Dallara stradale, alle macchie di Daytona, alla Formula 1, magari più là potremmo mettere magari una Moon Racing Car quando si faranno le gare sulla Luna. Non lo so, Dovete scherzando. adattarvi perché al momento i rover vanno a 5 km all'ora, quindi Allora. un po' di downgrade dalle vostre performance, lo dico Esatto, subito. quindi sicuramente questo. La spinta è quello sempre di innovare e al passo con i tempi, valorizzando una cosa fondamentale che in Dallara valorizziamo è proprio l'aspetto umano, ovvero le persone sono quelle che aiutano e sono l'elemento fondamentale di tutta questa spinta verso la continua innovazione, la continua curiosità e la ricerca. Ripeto, Io io vedo questo. anche,
delle applicazioni molto terrestri, magari non adesso nel presente, però pensando per esempio agli urban air mobility, è una cosa che vedo abbastanza nelle vostre corde, no? Assolutamente sì, questo è un altro aspetto molto, molto interessante per il quale siamo stati anche a ricercare. Sicuramente l'urban air mobility viene chiamata la terza rivoluzione nello spazio, dopo la prima che è stata quella di dotare i velivoli di un sistema di propulsione, che all'epoca era sicuramente a elica, propulsivo con motore alternativo, la seconda l'introduzione dei jet negli anni 40, quindi un motore propulsione a jet. E questa è quella effettivamente della propulsione, diciamo, dell'urban mobility, sarà sicuramente la terza rivoluzione nello spazio. Sì, nasce effettivamente da un concetto molto, molto, molto basico e sicuramente come al solito gli americani da requisito la fanno un po' da padrone. Il concetto qual è? Quello di far risparmiare al commuter un'ora di traffico al giorno, cioè rispetto al sonar, utilizzando la cosiddetta terza dimensione. Quindi i commuter oggi in America, chiaramente anche in tutto il mondo, utilizzano due dimensioni e chiaramente accumulano tempi di ritardo, soprattutto nelle rush hour, nelle città. Ecco, il discorso è: se io riesco a recuperare solo un'ora utilizzando la terza dimensione, questo sicuramente è uno sprone Posso per, lavorare diciamo, di più, questa possiamo mente lavorare di più, americana. lavorare di più. Chiaramente parlando di terza dimensione, parlando di commuter, parlando di persone che utilizzano oggi le macchine, pensa ai numeri che sono in gioco. Chiaramente usare la terza dimensione ha la caratteristica, diciamo, prima di un ambiente dove le regole di certificazione sono molto, molto forti. Però queste regole purtroppo non impongono la diffusione di un tasso di ra un ratio di future, diciamo, produzioni che sono molto, molto alti. Parliamo di 15.000-20.000 produzioni di macchine l'anno, un po' un mercato tipico dell'automotive. Quindi quello che si sta cercando è quello di utilizzare un po' le esperienze sempre generate nella produzione di massa di automotive, e adattarle al settore, diciamo, della urban air mobility in termini sicuramente di produzione. Quindi oggi io per esempio utilizzo per il settore aeronautico processi tipici di cura del materiale composito in autoclave, però con tempi lunghissimi. Se voglio ottenere materiali simili senza l'utilizzo dell'autoclave, devo trovare soluzioni alternative a più basso costo. Ecco, questo è quello che ci cercavo, ovvero la capacità di industrializzare un prodotto per una serie molto alta, da un punto di vista. Adesso, negli ultimi 5 minuti, voglio chiederti un po' due cose importanti. Ma prima una riflessione della dimensione Italia. Comunque parliamo di spazio, parliamo di industria, parliamo di ricerca, però dobbiamo sempre comunque inserirla nella dimensione della nostra nazione. Quindi la mia domanda per te è molto secca, è che cosa manca per realizzare questo quadro? Dove vedi il problema più grosso o i problemi più grossi? Perché poi comunque stiamo parlando anche di questo. Questa è una bella domanda e non vorrei essere politicamente corretto, poi lei Certo. può votare in questo senso che secondo Siamo me solo io e te e altre 200 persone, non ti sono 200 preoccupare. persone, ma secondo me noi abbiamo un po' questo problema storico, che noi siamo un po' l'Italia dei comuni e quindi ognuno certe volte sviluppa le sue capacità in autonomia e molte volte è difficile l'integrazione delle. E poi siamo abituati a voler cogliere immediatamente l'istante e non siamo stati mai abituati ad avere una visione, diciamo così, di lungo termine. Ecco, quello che secondo me oggi manca è l'articolazione a livello proprio di leadership nazionale di una visione di lungo termine, una capacità strategica di dire: bene, l'Italia ha queste eccellenze, bene, io per i prossimi 10-15 anni voglio investire in queste conoscenze, queste capacità tecnologiche che sono lo spazio, sono l'energetico o altri settori. Però sono quei settori che sono strategici nazionali. Cioè, noi non abbiamo un documento che è un po' la nostra Bibbia di riferimento da questo punto di vista. Questo però perché molto probabilmente presuppone anche una mancata conoscenza delle capabilità del territorio. Io pensavo di averla quando ho fatto il mio servizio in Forza Armata, perché lavoravo sul territorio. Poi mi sono spostato in un anno, ho cominciato a guardarmi intorno ad altri settori e ho detto: ma in realtà ci sono molte più eccellenze, molte più capacità di quelle che pensavo, che possono essere a servizio, uno, sicuramente l'apparato industriale, due, del paese, perché io ricordo sempre che un'industria forte è l'enabler di tutta una capacità strategica del paese, in termini di presenza in tavoli internazionali, di importanza. Insomma,
è fondamentale da questo punto di vista. E noi abbiamo una grossa capacità, però molte volte non è conosciuta. Ecco, questo secondo me è un po' il nostro difetto che ci manca, diciamo A così. questo ci aggiungo che una visione coraggiosa sicuramente è necessaria per lo spazio, per la quantità di investimenti e di rischi altissimi che ci sono. E, Saccoccia stesso ha detto pochi giorni fa: We should boldly go into space and private sector. Quindi sicuramente c'è il loro blessing. Adesso voglio vedere come si realizza, perché la visione a lungo termine, il coraggio di investire, è qualcosa di cui sicuramente necessita questo settore per continuare. Questo è indubbio, perché sennò gli investimenti e i rischi sono troppo alti. Ti faccio un'ultima domanda prima di prendere tutte le domande delle persone che sono collegate con noi. Si parla spesso comunque di come il settore spaziale, l'industria spaziale possa creare più lavoro e permettere alla forza giovane di inserirsi nel mondo del lavoro e rimanere in Italia. Questo è un punto molto importante, però secondo me va un po' consolidato e trasformato anziché potenziale, in cinetico. Quindi mettiamo che io sono una studentessa di ingegneria, mi sono appena laureata, voglio venire a lavorare con voi in Dallara. Come devo fare? Che tipo di opportunità ci sono per i giovani da voi? No, assolutamente sì. Innanzitutto ti dico che la risposta è facile in questo caso perché Dallara è un'azienda con un'età media di 33 anni di impiegati, quindi io in questo caso sto veramente rovinando la media da questo punto di vista. Poi abbiamo sicuramente un dipendente per ogni regione italiana e negli ultimi 2 anni è anche aumentato il tasso di stranieri. Questo è dovuto un po' a un progetto virtuoso interessante di formazione che ha coinvolto le università dell'Emilia-Romagna, le istituzioni, in questo caso la regione Emilia-Romagna, e l'apparato industriale fatto dalle aziende della Motor Valley, quindi parliamo di Lamborghini, Ferrari, Ducati e la stessa Dallara, che ha portato per esempio alla costituzione del MUNER, che è la Motorcycle University of Emilia-Romagna, con profili formativi dedicati alla formazione dell'ingegnere del futuro. Quindi abbiamo creato un percorso virtuoso che ha portato a creare 6 corsi di laurea, tutti in inglese specialistici, di cui uno, quello Car Racing Design, è fatto qui in Dallara e in effetti gli altri sono fatti all'università. Noi lo facciamo qui in azienda, Dallara Academy, con professori provenienti dall'università o da Dallara. Quindi il profilo porta, sì, ogni anno si laureano circa 25 persone e queste 25 persone sono immediatamente impiegate all'interno del sistema della Motor Valley. Ovviamente, oltre a questo, la ricerca dei giovani viene fatta attraverso i canali tradizionali, che sono i social oppure il sito web, attraverso la possibilità di formulare la domanda. E poi ci sono tutta una serie di eventi molto importanti. In era pre-Covid ne venivano fatti tanti, ovvero c'era il discorso, per esempio, della Formula SAI, dove venivano le università a costruire macchine e gareggiare qui all'autodromo di Varano dei Melegari. E raccoglievano sicuramente una serie importante di ragazzi che si battevano in questa opportunità. Io li ho visti fisicamente e sono rimasto affascinato. Negli Stati Uniti, per esempio, abbiamo avuto ultimamente la gara all'università per la costruzione della prima macchina autonoma Formula Indy che hanno gareggiato, dove il Politecnico di Milano ha costruito la macchina più Io so, veloce il tecnico è molto attivo in tutto, quel da questo senso, punto di vista. perfetto. E quest'anno, possibilmente adesso, pandemia permettendo, stiamo riprendendo con il 50° anniversario dell'area, ci sono tutta una serie di attività che porteranno sicuramente a parlare anche un po' di spazio, perché sicuramente un po' ce lo meritiamo da questo punto di vista. E poi parleremo anche di altre opportunità tipiche del settore automotive e racing durante l'anno. E lo trovate sicuramente sul sito della Dallara, che sono sia conferenze e attività, sia che attività reali in autodromo e nella zona della Motorvalle. Fantastica. Alessio, facciamo qualche domanda. Abbiamo un bel po' di domande. Allora, Angelo Matis, siete aperti a partnership di sviluppo tecnologico? Se sì, in quali domini? Sì, no, questa è una domanda interessante. Sicuramente sì. Come ti ripeto, tutto ciò che riguarda le nostre competenze, già attualmente noi stiamo lavorando con dei partner interessanti. Se parliamo, per esempio, di materiali avanzati, parliamo con material provider. Se parliamo di norme di manufacturing, parliamo con aziende che fanno stampanti 3D o stampanti di additive manufacturing. Ce ne sono molte nella zona. Quindi assolutamente per le competenze tipiche nostre,
siamo sempre alla ricerca del meglio da questo punto di vista, assolutamente sì. Domanda di Filippo, molto interessante. State pensando anche di sfruttare le competenze sulla simulazione di guida per entrare nel settore di simulatori di volo o magari di comandi e controllo del futuro? Io faccio sì, diciamo sì, la domanda la faccio al contrario. Il simulatore di guida è stata una cosa che il settore aeronautico c'è la capacità di simulare, quindi di creare modelli matematici in modo tale che tutte le attività di prova vengono fatte su modelli matematici, in modo tale che il primo di serie, cioè il prototipo, diventa anche il primo di serie, quindi accorcia tantissimo questo ciclo, assolutamente sì. E questa è una cosa che è piaciuta tantissimo al settore aeronautico, che ancora oggi non la può utilizzare perché le regole di certificazione chiedono lo sviluppo fisico di un prototipo per dimostrare alcune capacità di volo ben specifiche. Ecco, noi stiamo lavorando su progetti aeronautici, quindi di modellazione, di simulazione, noi le chiamiamo di Model Based System Engineer, per la produzione del cosiddetto gemello digitale, il famoso Digital Twin. Ecco, questa è una capacità che Dall'ARA ha saputo sviluppare negli anni, proprio perché non c'era questo vincolo certificativo che, come dicevamo prima, blocca lo sviluppo della tecnologia, ma la consolida. Nel settore automotive e nel settore ESSI soprattutto non c'è questo vincolo, non c'è questo blocco, quindi la ricerca della prestazione, che è un po' il paramount di tutto, dà la possibilità di essere innovativi a creare queste cose. Tieni conto che oltre ad avere la capacità di sviluppare in maniera digitale tutti i sistemi, i cicli tipici del racing, che sono annuali, sono tali per cui devono essere ridotti e sempre più compatti. Quindi l'industrializzazione di nuove soluzioni non può essere quella del settore aerospaziale, che può durare 4, 2, 3, 4 anni, ma deve essere Questa è sicuramente. compatta, esatto. Domanda direttamente per te da parte di Claudio. Nel campo aerospaziale, la nostra aeronautica militare dove si pone? Assolutamente. Io sono orgoglioso del mio passato, io sono un ufficiale del genere aeronautico, del corpo del genere aeronautico. E il generale Broglio era un collega del corpo del genere aeronautico, è un po' considerato il padre dell'astronautica italiana. Ecco, l'aeronautica oggi vede alla terza dimensione, se no una terza dimensione, ovvero quella dello spazio, come un suo dominio fondamentale. Perché? Perché ovviamente, come potete immaginare, le orbite basse sono un dominio interessante da un punto di vista sicuramente strategico, sia per i governi, da un punto di vista politico, e poi, come hai detto, commerciale. Chiaramente la ricerca di addestrare un astronauta non secondo le logiche delle agenzie istituzionali, ma secondo le logiche del commercial spaceflight, sicuramente questo fa capire come la tendenza dell'aeronautica militare è quella di cercare di accorciare un po' più i tempi e di accorciare i tempi e arrivare subito a un obiettivo immediato, che è quello di volare, di portare esperimenti a bordo da questo punto di vista. E secondo, la cosa interessante è che in questa maniera non è solo finanziamento da parte dello Stato, ma la sinergia pubblico-privato è enorme, perché oggi la prima missione, che Walter Villa Day nel 2023, la Axiom 3, di cui sarà comandante, che capita proprio nel centenario dell'aeronautica militare, perché l'aeronautica militare nasce nel 1923 come Regia Aeronautica, ha proprio questa occasione di portare a bordo una certa italianità che, coordinata dal pubblico, ma finanziata anche dal privato, perché l'aeronautica ha sempre avuto nel suo cuore quello di dire: io sono un'aeronautica che ha delle mire strategiche molto molto interessanti, proiettate verso il futuro, proiettate nello spazio, ma non lo posso fare se no, un'industria base forte che mi sostiene. Un altro paio di domande. David ci chiede, uno dei problemi più grossi è di mettere delle strumentazioni di training, cioè come per esempio il trailer o la cyclette, sull'SS è la difficoltà di isolarle dalle vibrazioni create da tutto l'equipment, dagli strumenti che ci sono dentro l'SS. Avete mai considerato una potenziale partnership con Technogym per lavorare assieme su dei training, su degli strumenti di training del futuro da mettere nelle stazioni spaziali? Bella domanda. Sì, assolutamente sì, noi ne abbiamo parlato con Technogym, sicuramente sono rimasti entusiasti della cosa, l'hanno visto, come dicevamo prima, una possibilità di poter progredire. E diciamo, loro sono in grado di sviluppare sicuramente sistemi innovativi di addestramento, che hanno doppia possibilità. Da una parte, come dicevo prima, l'intelligenza artificiale per coordinare lo sforzo dell'astronauta, e in più l'astronauta,
perché l'astronauta oggi ha la possibilità di vestire tutto in particolare con dei sensori Tesla che possono verificare anche la capacità e la condizione fisica dell'astronauta, e questo gli permette di tenere sotto controllo e monitorare l'addestramento. Quindi dico sì, e ripeto, Technogym è stata abbinata a un'azienda che fa tute spaziali e loro stanno lavorando insieme per creare questo tipo di attrezzature, ma anche un profilo di addestramento dell'astronauta, perché l'astronauta molte volte sugli ISS va su e gli dicono fai 2 ore di bicicletta, l'importante è che le fai, se c'è tempo. Prima fai l'esperimento e poi fai. Invece là si vuole proprio calibrare sulla condizione dell'astronauta, fare un profilo addestrativo vero e proprio. Ultimissima domanda. Marco Ferrazza chiede: la New Space Economy richiede nuove norme tecniche di qualità, assolutamente vero. Dove vede la certificazione per lo spazio, per i manufatti e le operazioni che non è ancora stata richiesta né regolamentata? Questa sicuramente è una bella domanda, perché fino ad oggi lo spazio è un ambiente regolamentato solo da chi costruisce e quindi da chi dà le specifiche. Sicuramente la cosa interessante, a mio parere, è che queste specifiche che vengono emanate da chi fondamentalmente pone in essere questi miei complessi siano sicuramente almeno di origine aerospaziale. Ecco, creare la continuità tra il settore aerospazio e quello spaziale in termini normativo, secondo me, è fondamentale. Come dicevo prima, però, senza obbligare e costringere l'innovazione a una regola ferrea e standard. Ecco, cercare anche un po' un giusto bilanciamento tra regola di sicurezza, ma anche di flessibilità innovativa tecnica. Altro Marco, credo che sia online. Marco, abbiamo risposto alla domanda? Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie per la risposta. Sicuramente l'argomento è delicato per la Space Economy, è fondamentale e l'esperienza aeronautica è molto importante. Perfetto, grazie mille. Avete fatto tantissime domande, è stata una serata decisamente incredibile per essere la prima puntata. Io vi ringrazio tutti, siamo arrivati alla fine della nostra ora. Prima di chiudere, permettetemi di lasciarvi con un paio di cose importanti. Innanzitutto i ringraziamenti. Ringrazio il nostro ospite Alessio Grasso, grazie per essere stati qui con noi e per averci illustrato il percorso di Dallara. Grazie alla nostra produzione, di regia, soprattutto a Thorsten, che è il CEO e il publisher di Spacewatch Global, e Chiara Mointer, che è l'event coordinator e la presentatrice di Space Cafe Benelux. E vorrei innanzitutto anche annunciare il prossimo Space Cafe Italy, che sarà il 6 di aprile alle ore 18 e avrà come ospite Luca Rossettini, il fondatore e CEO di The Orbit. Io vi ringrazio tutti per la partecipazione, per le domande che rivelano tutta la vivacità e l'energia che c'è nel settore spaziale e il bisogno anche di avere un contenitore che catalizzi e canalizzi tutte queste informazioni. Noi ci vediamo di nuovo qui tra 2 mesi. Io passo la linea a Chiara che vi ricorderà i nostri prossimi appuntamenti del palinsesto. Ciao, buona serata a tutti e arrivederci tra 2 mesi. Grazie Ciao a tutti. mille. Grazie. Thank you so much. Thank you, Alessio. Thank you, Emma, for this great session. I noticed I really need to work on my Italian because I would have loved to understand more. But before I send you all off, I just want to give a quick rundown of our next events coming up. So on the 4th of February, which is tomorrow, we have our next Space Cafe Russia by Elina Morozova on space traffic safety and regulations, which will be in Russian, but also with English translations so we can listen in. And maybe she can beat this outstanding space cafe today, but well, you'll have to tune in and see. Then the next week, on the 8th of February, we have our 33 minutes with Dr. Nanja Strecker from the ESA BIC Switzerland on accelerating the Swiss space ecosystem. The week after that, we have two great events on the 10th of February. One, we have a panel organized by the Space Arbitration Association by Laura Zelensky, looking at the question of is there a need for an institution specialized in space disputes? And then following that, also on the 10th of February, we have the next Moriba's Vox Populi, where Moriba and his great panel will tackle the question of what will it take for humanity to take action on space environmentalism? Then, after that, on the 14th of February, we will have our next Space Cafe Brazil by Ian Grossner, which will be in Portuguese. And on the 15th of February, we have our 33 minutes with Ran Livna, Director General of the Ramon Foundation. All our events are going to be online on Eventbrite. As always, we love to hear your feedback.
So please check in with us on Twitter, Facebook, and LinkedIn. Don't forget to sign up for our daily and our bi-weekly newsletters. And if you want to treat yourselves to something special, become a Space Watcher today or help us out in the supporter program. Grazie. Thank you again to Emma and Alessio for the inspiring talk, for being our guests, and for starting this great Space Cafe Italy journey. And a huge thank you also to the entire team behind the scenes for doing that great job week in and week out. I hope that you all stay safe and stay healthy. Thank you for joining us. I hope to see you all in the next weeks. And in the meantime, don't forget to visit our website and follow us on social media. And don't forget, become a Space Watcher. Thank you very much.